Domani sera nella Basilica di Santa Apollinare Nuovo in via di Roma il maestro Paolo Olmi dirigerà lo Stabat Mater di Gioachino Rossini per il concerto di Pasqua 2017. Di fronte al maestro si esibiranno la Young Musician European Orchestra integrata da musicisti della Tehran Symphony Orchestra. Per la prima volta in Europa il coro del Teatro Comunale di Bologna e gli interpreti Maria Francesca Mazzala, soprano, Cristina Melis, mezzo soprano, Marco Ciaponi, tenore e il basso Francisco Crespo. Il concerto sarà un omaggio al primo concerto promosso da Emilia Romagna Concerti avvenuto nel 1997 all'interno della Basilica di Santa Apollinare in classe, ma anche un'occasione per festeggiare i 40 anni di attività del maestro Olmi. Quest'oggi i giovani musicisti hanno preso parte alla prima lettura dell'orchestra in una sala prove al primo piano della Basilica. Abbiamo una cinquantina di musicisti, fra i quali ce ne sono 8 iraniani, e a questi si aggiungerà domani il coro di Bologna, quindi saremo circa 120 in scena. Naturalmente i ragazzi si sono già preparati via web, hanno studiato le loro parti perché sennò non potremo preparare il concerto in così poco tempo, e adesso si tratterà di mettere insieme i musicisti iraniani che si aggiungono già alla compagine dell'European Orchestra, che è composta già di musicisti di 10, 12, forse 15 paesi. Quindi sarà un esercizio di collaborazione musicale molto interessante, però sono tutti molto bravi e io quindi sono molto fiducioso. Senta, questo concerto di Pasqua in realtà è anche un'occasione particolare per diversi motivi. Il primo appunto che suonano in questa orchestra, si esibiranno anche dei giovani iraniani, una cosa quasi eccezionale. In più è anche una sorta di compleanno proprio per il maestro d'orchestra, il direttore d'orchestra. Sì, per me sono 40 anni che faccio il direttore d'orchestra, veramente sono nel mese di ottobre, ma siccome in quest'anno non è previsto che io diriga qui fino alla fine dell'anno, ho preferito anticipare e lo faccio volentieri con i miei amici, ma anche e soprattutto con i ragazzi dell'orchestra, ai quali sono molto legato e che, come ho detto, io conosco tutti uno per uno. E senta, appunto, l'importanza invece della presenza di questi giovani musicisti iraniani appunto è un segnale. È un segno di grande apertura, come ho detto anche nell'intervista, perché dopo la nostra visita in Iran nel gennaio scorso, che è stata la prima di un'orchestra occidentale dopo 50 anni, loro hanno accettato di venire da noi in Italia a suonare in una chiesa cattolica consacrata nella settimana di Pasqua una composizione religiosa. L'hanno accettato consapevolmente, non è che non lo sapessero, quindi mi sembra una grande prova di attitudine, di volontà, di dialogo.